Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Scusate se questi giorni, settimane non ho fatto video perché ho avuto un sacco di cose da fare tra la partenza, i colloqui, via dicendo. Come vedete mi trovo qui a casa mia, nella amata Reggio Calabria. Questo qua è, vedete alle mie spalle, questo è il televisore del mio soggiorno. Mi guardo spesso Sky Sport 24, Sky Cinema, repliche di Masterchef, via dicendo. Dicevo, scusate se faccio il video dopo tanto tempo, ho avuto un sacco di cose da fare. Come vedete io sono qui nella amata Reggio Calabria da venerdì scorso. Oggi è giovedì 6 luglio. Come sapete, tra non molto ci sarà un altro grande evento, ovvero la partenza per la decima crociera della mia vita, che sarà venerdì prossimo, che è il 14 luglio, esatto, esattamente 14 luglio, quindi partiamo venerdì prossimo da Civitavecchia con la Costa Diadema. Per arrivare a Civitavecchia però devo fare 6-7 ore di viaggio in treno da Reggio fino a Roma Termini, che è la stazione di Roma, e poi a quanto pare da Roma Termini si sarà una navetta, un pullman fino al porto Civitavecchia, che secondo me sarà come minimo un'oretta di viaggio, quindi tutto sommato mi imbaccherò nel pomeriggio. Vi posso dire che mi imbaccherò nel pomeriggio e l'amata Costa Diadema, che si partirò di sicuro la mattina presto da qui in treno per arrivare a Roma Termini, quindi l'imbarco avverrà nel pomeriggio. E così vedo che mi farò il mio primo idromassaggio, palestra, vediamo se c'è tempo, e poi vabbè, la mia prima serata nella discoteca della amata Costa Diadema. Per festeggiare questa partenza che si avvicina sempre di più, vi faccio ascoltare una canzoncina che a mio parere è la mia colonna sonora delle crociere che ho fatto fino adesso, che sono finora fatte ben 9, con la decima in arrivo tra una settimana, venerdì prossimo ovviamente. Adesso ve la faccio ascoltare e questa colonna sonora inizia così. Ve la faccio ascoltare un pezzo, Road to Costa Diadema, meno 8, con oggi meno 8. Sono solo sogno, l'orizzonte manca le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre. Mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso si rivivrò con te. Partirò venerdì prossimo, partirò da Civitavecchia con la Costa Diadema. Quando sei lontana sogno l'orizzonte, manca le parole. Io sì, lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me, con me. Te partirò, paesi
che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso si rivivrò con te. Partirò con la Costa Diadema venerdì prossimo da Civitavecchia. Con te io li rivivrò, con te partirò su navi per mari che io lo so Diadema. Costa Diadema. Bene così. E comunque durante la mia settimana, che sarà una settimana esatta di vacanza lì nella matta Costa Diadema, cercherò di fare più foto e magari anche qualche diretta, se ci sarà possibilità, magari anche qualche bella diretta, magari insieme a qualche altra bella ragazza che conoscerò sulla nave, sperando magari di andare oltre, magari di fare conquiste, ecco, anziché fare solo amicizia. Io mi auguro veramente tutto il cuore che possa vedere qualcosa di eccezionale, qualcosa di fantastico, ovvero fare il mio primo fidanzamento. Però sarà dura, ma non impossibile, perché bisogna crederci. Comunque ripeto, sarà partito venerdì prossimo da Civitavecchia con la Costa Diadema. Ovviamente per arrivare lì devo fare Reggio Roma in treno e poi da Roma Termini fino a Civitavecchia in Pullman, sicuramente, che sta circa un'oretta di viaggio, almeno io la penso così, e poi l'imbarco, quindi avverrà nel pomeriggio. Nel pomeriggio avrà l'imbarco nell'amata Costa Diadema e prometto che questa settimana farò tante tante di quelle foto e magari, se riesco, se ci sia possibilità, ma anche qualche bella diretta lì sulla nave Costa Diadema, così mi possono seguire i miei fans di Facebook che mi seguono da tutte le città, La Spezia, Torino, Villa San Giuseppe, che è il collegio dove sto io, Roma, Verona, Padova, dove conosco alcune mie amiche come Anna Tosatto, Fabiana Tosatto, le tue sorelle, come Andrea Costantino, poi quelli della Manta Villa San Giuseppe, in particolare Piceno, Caraperlese, Mollero, Drocco, che sono stati i miei giudici di fiducia. Io spero di riuscire a fare anche una bella diretta lì su una nave, magari insieme a qualche altra bella ragazza che conoscerò, perché sicuramente qualche ragazza conoscerò, questo è poco ma sicuro. Poi però bisogna vedere se si arriverà oltre l'amicizia. Detto questo, vi saluto e a risentirci alla prossima. Buona giornata a tutti dal grande, unico, immenso e inimitabile agente Cutreman. Ciao!